Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. E benvenuti a questo terzo episodio di 4 chiacchiere con Bolo. Oggi rispondo alle domande di Maria Chiara Wang, è una curatrice, critica d'arte e anche un'amica. Ma mi raccomando, prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e alla fine, se il video vi sarà piaciuto, di mettere un like. Nel rispondere alle domande di Maria Chiara vi racconto un po' della mia ultima serie Ciò che resta, di quali spunti le hanno dato vita, vi racconto un po' del mio rapporto con galleristi e curatori e anche della costruzione del mio marchio Bolo. Spero con questo video magari di riuscire a dare anche qualche spunto a chi, come me, diversi anni fa sta approcciando il mondo dell'arte e il mondo magari anche dell'arte urbana. Nella serie Ciò che resta, come un po' per tutte le serie dei miei lavori, devo dire la verità, non c'è stato un vero e proprio studio. È stato più un caso che mi ha portato a decidere di lavorare su questa tematica. Ho incontrato un po' per caso su internet il lavoro del fotografo Charles Léger, che appunto ha girato il mondo partendo dall'Europa per andare ad analizzare i costumi legati a riti pagani che si celebravano e si celebrano tuttora nei vari paesi. E questo studio mi ha affascinato tantissimo, soprattutto perché, data la mia passione per la natura, il mondo animale, gran parte di questi costumi proprio hanno, diciamo così, origine o utilizzano delle raffigurazioni di animali con diversi significati. E quindi mi ha catturato subito questo tema. Ho cercato poi chiaramente di espanderlo, mi sono andato a studiare un po' siti internet, ho acquistato libri, sono andato un po' così a scavare nelle varie culture europee, non ultimo quella esistente in Italia. Abbiamo tantissime celebrazioni che derivano da culti pagani. La Sardegna è una delle regioni più ricche, ma anche per esempio in Alto Adige, in Trentino, ci sono un'infinità di costumi utilizzati proprio in queste celebrazioni che normalmente avvengono tra il periodo invernale, quindi dicembre, prima di Natale, fino a Carnevale. È un mondo che mi ha affascinato tantissimo e che sto continuando a sviluppare, che spero presto di poter finalmente portare in mostra da B-Box, già programmata per l'anno scorso, purtroppo con le varie vicissitudini di Covid e compagnia bella, chiaramente, purtroppo abbiamo dovuto rinviarla più volte. Di fonti ne ho infinite, tutto il mondo è una fonte di ispirazione, nel senso che sicuramente quella primaria è la gente, le persone, girare, viaggiare, quindi stare in contatto con il mondo, e ovviamente è l'unica fonte di ispirazione che in questo momento è totalmente assente, e questo sicuramente durante quest'anno mi ha causato non pochi problemi da un punto di vista proprio del trovare argomenti di cui parlare e di capire come far evolvere il mio linguaggio. Però è anche vero che tutte le altre fonti sono, diciamo così, ispirazione per il mio lavoro, a partire dai fumetti, dei quali sono un grandissimo appassionato, da fumetti italiani a manga giapponesi, a alcuni supereroistici americani, fumetti francesi, graphic novel, qua ne ho giusto una piccolissima parte, ma i fumetti sicuramente sono una delle fonti principali. La musica sicuramente, quantomeno per quanto riguarda lo stato d'animo, ed i libri, perché leggo almeno 4-5 libri quasi tutti i mesi, chiaramente tempo permettendo, e sicuramente le storie che vado a leggere spesso sono delle grandissime fonti di ispirazione. È anche vero che una parte dei libri che leggo sono, diciamo così, guidati proprio magari da un'idea che mi è venuta per cercare di approfondirla per una nuova serie oppure un lavoro sul muro. Ma la verità è che ho un rapporto molto buono, devo dire che ho un modo di lavorare un po' particolare, nel senso che tendo a essere abbastanza preciso e questo sicuramente aiuta nel rapporto. Però dall'altro canto sono anche uno che vuole fare di testa sua e vuole fare solo quello che si sente in un determinato momento.
Quindi se a un gallerista, un curatore, quello che sto facendo in quel momento non piace, semplicemente non proporrà il mio lavoro e io non lo proporrò a lui. Devo però dire che questo tipo di approccio crea un rapporto molto sincero, poco orientato, se vogliamo, al mero guadagno, alla vendita dell'opera o alla realizzazione di un murales, ma a cercare di comunicare quello che sento dentro in un determinato momento. E questo per me è il valore fondamentale. E fortunatamente, diciamo, mantenendo con coerenza questo tipo di approccio, in qualche modo si sono selezionate anche le persone, i curatori, i galleristi con i quali continuo a lavorare in maniera abituale. Maria Chiara, tu sei una sicuramente di queste. Irene Finiguerra della Galleria B-Box di Biella è un'altra di queste, così come Massimiliano Sabbione ed Enrica Feltracco di Padova. Insomma, ci sono tutta una serie di persone, di appunto curatori e curatrici e galleristi e galleriste con le quali devo dire ho creato un rapporto, direi, di stima reciproca e che chiaramente consente di continuare nel tempo la collaborazione. In realtà non c'è una ragione particolare per la quale ho voluto creare un brand. Di fatto non ho voluto creare un brand, di fatto ho voluto creare un mio logo semplicemente da mettere sui muri e sulle mie opere. Da, come vi dicevo, amante del fumetto, sono molto legato, no, a quelle iconcine, a quei loghetti che molto spesso gli illustratori e i disegnatori di fumetti mettono sulle loro tavole, e da grande appassionato della stampa giapponese mi piaceva quel tipo di stile nel mettere appunto una sorta di timbro ai miei lavori. E ho cercato di unire le due cose, congiungendo in qualche modo la scritta Bolo, che è il mio soprannome fin da quando ero ragazzino, quindi non c'è niente di particolare dietro, con un marchio, se vogliamo chiamarlo così, dall'aspetto vagamente giappo. Ecco, questo è stato più o meno la genesi del logo Bolo, che è quello appunto che adesso sto usando sui muri e sulle opere. Poi l'anno scorso, con l'inizio della pandemia e l'impossibilità di entrare in contatto con la gente, di fare molti murales e così via, ho voluto provare a raggiungere, diciamo così, le persone in altri modi. Quindi ho provato a lanciare il canale YouTube, il mio nuovo account su Twitch, Bolo Urban Art, dove faccio dirette streaming dal mio studio mentre lavoro e video interviste, chiacchiere con chi si occupa fondamentalmente del mondo dell'arte, e chiaramente ho usato il mio marchettino così per essere riconoscibile. E quindi in qualche modo si è andato effettivamente a creare una sorta di brand, ma in maniera, se vogliamo, quasi involontaria, nel senso che è stato un effetto collaterale di quello che era invece il mio obiettivo primario, cioè trovare una firma figa da mettere sotto i miei quadri. È comunque però innegabile che effettivamente trovare un qualche genere di marchio, di logo che possa essere identificabile in maniera veloce e univoca dalle persone sicuramente aiuta in qualche modo a creare, tra virgolette, un'immagine, non tanto di me quanto appunto di quello che faccio, che è la cosa che mi interessa di più. E quindi, insomma, posso anche consigliare chi vuole approcciare magari un certo mondo, come sto facendo io, perché è comunque un'esperienza nuova, quindi quello del videomaking legato all'arte, nel mio caso specifico dello streaming, ma anche della produzione magari di merchandising legato ai propri lavori, cercare di costruire una qualche genere di immagine, di logo, di brand che possa in qualche modo appunto essere riconoscibile, perché sicuramente aiuta molto. E anche questa puntata di 4 chiacchiere con me è finita. Io spero che non vi siate annoiati troppo e spero che quello che vi ho raccontato in qualche modo possa dare magari qualche spunto di riflessione o possa aiutare qualcuno di voi ad approcciare il mondo dell'arte urbano o il mondo artistico in generale, perché no. Noi ci vediamo al prossimo episodio di 4 chiacchiere con Bolo. Mi raccomando, lasciate un like qua sotto se vi è piaciuto il video. Mettete un'iscrizione al mio canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati, e poi noi ci vediamo alla prossima.